Salve a tutti ragazzi, eccoci qui di nuovo sul mio canale, il canale di Wolfra. Allora, siamo qui di nuovo con Black Desert Online. Allora, io dall'ultimo video che l'ho pubblicato, penso, dovrebbe... cioè l'ho pubblicato ora in questi minuti su YouTube, eravamo rimasti al livello 8, invece ora come potete vedere siamo a livello 10. Qui c'è un tizio che ci viene addosso. Siamo a livello 10, quindi sono andato leggermente avanti. Eravamo rimasti a uccidere l'Imp. Sono andato un po' avanti, sono andato all'accampamento ad ovest della cittadina dove eravamo arrivati la scorsa volta. E ci hanno fatto fare un po' di quest, uccidere qualche volpe, uccidere qualche lupo, altre quest varie. E siamo arrivati al livello 10. Poi ora siamo arrivati in questa sorta di... si chiama Ancient Stone Chamber, praticamente una camera dove ci sono dei manufatti importanti. E siamo entrati da qua, se non sbaglio. Ok, sì, la freccia ci indica di là. Quindi dobbiamo andare di là. Ci ho dato altre quest, se non sbaglio, sì. E possiamo andare avanti, allora vediamo un po'. Non ho attivato il timer, quindi non so quanto tempo ci metterò, ma speriamo non molto. Vediamo un po', questo che è? Che roba è questa? Una statua. A relic due to be an ancient weapon. Questa, ah, un relitto... una reliquia, anzi, scusate. Che si pensava fossero un'antica arma. Defense weapons and the ancients of the ancients. They are rounded in shape and specialized in defense combat. Ok, va bene. Ovviamente ci dice un po' di quello che è il diciamo così la cultura qui locale. Allora, io non so dove devo andare in realtà. Ho capito che devo fare una missione qua. Però questa è Ancient Stone Chamber, ok. Io devo andare qui se non sbaglio. Però perché non mi fa vedere le quest che non mi ricordo come si vedono? Ok, così. Ok, questa è 2D4, 2D3. Devo completare questa, no? Sì, Edan in Ancient Stone Chamber. Ok, devo trovare Edan. Non so dove sia, ma noi andiamo avanti e vediamo se lo troviamo. Intanto, cioè, a me questo... Goblin Researchers. Come si dice? Come ho detto, sono andato leggermente avanti, perché tanto ho detto, cioè tanto fare ogni livello mi sembra stupido. E visto che poi questa zona era molto bella, ho detto, io mi inoltro un po' e vedo cosa succede. Ed è molto 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 bella. Anche i goblin sono molto ben fatti, devo essere sincero. L'unica cosa, ragazzi, è che non capisco, come ne parlavo oggi con un mio amico, che gli FPS, benché io cambi le impostazioni grafiche, rimangono sempre gli stessi. È una cosa che non me ne capace. Secondo me è un po' una mancanza di ottimizzazione. Magari più avanti con la seconda close beta le cose cambieranno. Però pur mettendo anche a medio insomma, cambiando i settaggi. Aspettate che abbasso anche un po' l'audio, perché l'avevo messo al massimo prima perché giocavo senza cuffie. Ok, apply, confirm. E sinceramente, a human shaped stone statue, it moves nimbly like a human. Questa? A relic though to be an ancient weapon, it is massive. A giant defensive weapon to be ancient. Its surface is very hard and its attack is destructive. Ma non ho capito se questa faceva parte di una missione, aspettate, vediamo un po'. Ah, ok, sì. Ma non ho capito se l'ho già completata. Learn about defense, giant defense weapon. Ok, quindi forse l'ho finita questa, ma non ne sono sicuro. Boh, andiamo avanti, vediamo un po', forse ce ne sono altre di statue simili. Questa? Mural thought to deceive ancient prophecy. An altar form of snake, fatta di serpenti. Simbolo dell'alchimia, woven in the shape of eight. Ok. Vabbè, poi tanto rivedremo tutto quando il gioco sarà completo. Noi qui andiamo avanti e vediamo un po' tutto, perché poi devo farci un'anteprima su gamesoul.it. E anche questo cioè devo andare avanti il più possibile. Poi come vi ho detto, non so, purtroppo non ho molto tempo e non so se riuscirò ad arrivare a level cap. Questa è Ancient Language, quindi questa è linguista. Edan is the best. Ah, questa è Edan. No. Edan is the best of ruined excavators. Wait, are you asking me who he really is? Don't try to test me, I have nothing but trust for Edan. Ok, quindi?
Warriors of the Ancients. Do you know about the Awakened Ones? This is clearly different from living an eternal life. Here this is the text. The one who controlled the Black Stone lived twice. A chi controlla la pietra nera rivive due volte. I can understand. Maybe this is something about alchemy. Find Alastin in Velia and please show him this text. Okay. Accept. Ah, okay. Un'altra quest, allora, vediamo un po'. Io dovrei parlare con... chi è quel tizio? Ah, Edan, eccolo qui. It must be fate that brought me here. Ok, sì, sicuramente. I don't know what led you come here, but this must be part of our destiny. Sì. What do you want to know? Experience will gradually reveal the way. Ah, finita così? Ah no, ok, arriva il nostro fantasmino. Quest. Awakening. You see the stone behind him? The stone is hiding something. It's not a pleasant aura. This attracts me. Let's check out that stone. Quindi dobbiamo... dice che la pietra qui dietro ha un'aura non... è questo. A mysterious man named Edan and the ancient artifact in the stone chamber. The energy emanating from this artifact and that of the black spirit feels very similar. Ok. Approach. Attenzione. Abbiamo anche un video, ragazzi. Abbiamo un video, vediamo un po'. I don't look at this. There's something wrong with the artifacts. Artifact, anzi, scusate. Could it be due to your presence? Ah, dicono che è colpa mia se l'artefatto sta reagendo. Yeah, though it's weak. You are possessed with dark energy. Eh sì, in effetti sì, siamo impossessati dallo spettro lì, insomma, impossessati. Comunque è con noi. Questo che cazzo è? It still hasn't awakened. Non si è ancora svegliato. Risvegliato. Tell us anything you can recall. Eh? Ha lo spirito che ci stare lontano da loro. They will ruin us. Listen to what I say. Ascoltami. Your life is at risk without me. La tua vita è a rischio senza di me. Quindi? Tempo si è fermato, ok. Ah, mi piace questo The Awakened Civilization Ally Sacrifice Seal Pledge. Che è un rito, sta facendo un rito, cosa sta facendo? Ora someone left this message. Ah, ok. Ma che cazzo? This power is now mine. Cioè lo spirito si è risvegliato. Aspettate perché non ho... What's wrong? Let's get out of here. The black spirit seems to have awakened. The black illusion appearing to you. I know what it is. Here is my advice. Don't feed the illusion with your emotions. Ok, non nutrire il tuo... con le illusioni il tuo... quell'illusione con le tue emozioni. If you get too close to it, it will make the whole thing difficult. It's hard to explain right now. You will learn by yourself, from your experience, and experience will help you, accetto. Ok. Cazzo. Ah, questo, che è? An enhancement. Increase enhancement rate. Before putting a black stone, try placing the key you're going to enhance. Ah, che per incantare, per migliorare gli armamenti. Ok, transfusion. Ah, questo mi sa che te le fa togliere. Invece la quest, defeat three spirits. Are tiny. They look like me, don't you think so? Ok. Aspetta perché io non vedo più le quest di lato, com'è possibile? Perché? Non lo capisco questa cosa.
Vabbè, vediamo un po', cioè, penso che devo andare di qui. What happens in the future is all based on experience. Look at the mangled stone statue. The subject of the statue is wearing a priest robe. Strange, right? They were no priests in ancient times. There must have been an intruder here. The guardians of the stone chamber are the ones most damaged. Well, unfortunate incidents from the past can be undone. Remember, follow those with wisdom. Don't forget to make decision with sound judgment always. Okay. Beh, comunque suppongo che dobbiamo andarcene di qui, credo. Questo, ok. The merging of the cowboys and the barbarians. The meaning of the black stone. Little children listening to stories of Edana becoming the guardian of the black stones, ok. Mura thought of the experience of the ancient tree. Ah, ok. Ok, abbiamo visto. Vediamo un po' questi che si fanno completare la quest. Non lo so, no, questa niente. E di qua, questa forse. Heaven's Revelation. The disaster of the blessing of the black stones. She, Fedana, leads the ancient caboose with his great power. E sì, ok, però non capisco. Allora questa non è ancora finita. Questo devo rifare così forse? No. Questo è già visto. Ah, questo forse c'è. The first ancient. Two Edanas, a mysterious fight. Edana, the first ancient to overcome his older self. Queste penso sono iscrizioni antiche. Ah, ma ce ne sono un botto. Aspettate. Che ormai guardo tutte. The death of Edana. Kabua sage worn. Edana buried in black stones like disappeared. C'è anche questa. The resurrection. Ok, Dana second life after resurrecting from death. Kabua sages stand in awe. Ok, questa è completata di quest. E penso dovrò... Oh madonna, sono piantato, ok. Devo andare di nuovo da lui? A very long time, so... Experience of the ancients, they will eventually help you. What you see now is just part of it. They'll happen a lot during your trip. It's also hard to explain right now. Someday we'll meet again. Remember my name. It's Edan. My name is Edan. Okay, Edan. Quindi? E quindi devo parlare di nuovo con questa? No, vero? No. Questa non mi dice niente. Lui? No, nemmeno. E allora devo tornare indietro, suppongo, perché qui non si posso fare altro, credo, no? Giusto? Vediamo un po'. Questa non è completata, vero? No, eh? In teoria sì, però... Ok, però non capisco perché... No, mi mostra le quest. Come mai? Non capisco come mai, vabbè. Sì, comunque siamo nel server americano, non capisco come mai, però vabbè. Lasciamo perdere. E comunque devo tornare indietro. Quindi torniamo indietro. Corriamo. Perché ogni tanto fa questo caricamento assurdo? Che non ha molto senso in effetti, ma va bene così, vediamo un po'. Non so quanto sto registrando, ma vediamo. Quanto devo parlare di nuovo con questo? No, con chi devo parlare? Io devo consegnare ancora delle quest, non capisco. No, questo non è.
Ah, forse era lui? Era lui forse, sì. Era lui. Black Castle at the end, in seclusion, Black Angels, without anything in return, let us put all swords and shields to the fire and sever the chains. The Black Castle must refer to Kron's Castle, the next line. It must refer to the symbol of Veda. E quindi? La quest però non l'ho completata. Mannaggia a voi. Mannaggia, dove... Qual era il tizio? Forse era lui? No, non era lui. Non mi ricordo chi era. Devo essere sincero. Allora, vediamo un po'. Mi segna che è qui, ma non capisco. Aspettate. Perché apre tutte queste pagine, madonna? Allora, queste non le sto a leggere di tutti, perché voglio vedere anche questo che roba è. Ah, mi dice tutto quello che ho letto prima. Ok, questo praticamente ti fa tutto il recap di quello che è stato detto. Questo è fuori. Ok. Però non capisco perché non riesco a consegnare questo. Cioè, non dovrebbe essere qui. Però non c'è nessuno. O almeno non lo vedo io. Boh. Non lo so, al massimo ci torniamo, poi vediamo un po'. Perché non capisco... Questa mi dice che è fuori, questa quest. Qui eravamo entrati, ragazzi. Eravamo entrati da qui. Molto bella questa zona, mi piace un sacco, devo essere sincero. Qui c'è qualcosa di vicino, in realtà. Questa è 80, che non so che quest sia. Ma non capisco perché non me le fa più vedere. Anche questa mi dice che è dentro, ma non la vedo. Invece questa... Questa è qui vicina comunque, sì, è quella lì, è quella a 90. Ok, andiamo là, allora. Ok, andiamo. Vediamo questa. Sì, sono entrato in una combat zone, lo so. Ok. C'è qualcosa che mi sta inseguendo, sbaglio. Ah no, sono questi qui. Allora. Sconfiggiamo questi alberelli praticamente. Il punto è questo però. Raccolta degli orecchini. Ora però a me, non mettendomi la quest, defeat Young Tree Spirits 5, Mature Tree Spirits. Ok. Mi devo ancora uccidere queste bestie. Vediamo un po'. Stay mature. Young dove sono? Scusate. Io non li vedo. Ah, eccolo qua. Abbiamo colpito anche il board qui.
bellissima questa skill, ragazzi, che possiamo rigenerare il mana senza... Ne mancano, allora, uno, ok, match, ah, anche match, però, ok. Allora, vediamo un po' se ne troviamo altri. Penso che farò questa quest e poi basta perché voglio immature. Young no, non ci sono, vero? Dove sono? Questo è un cinghiale. Eccolo là, ah, perché ci sono anche tutta la zona, tutta questa zona qua, ok. Eccolo qua questo. No, questo non è Young, questo sì però. Ok, fatto fuori un altro, questo è Young, sì. Intanto siamo saliti a livello 11. Buono, buonissimo così. Siamo a 35 Young, vediamo un po'. Solo che sono talmente piccoli in effetti che fra questa erba qua non si vedono. Devo essere sincero. Questi sono i mali, servono quelli grandi e quelli più piccoli. Ok, uno è questo quello grande e quello piccolo. Si vuole uccidere anche lui, si vuole morire facilmente, ok. Questo raccogliamo. E a che punto siamo? Ne mancano due Young, ne mancano due Young. Vediamo un po' se le troviamo. Forse la musica è un po' troppo alta, non lo so, ragazzi. Ora io sto cercando di fare. Questo è immature, ok. Dov'è Young? Non ce ne sono. Ragazzi, io non le vedo, sono cieco proprio, ve lo dico. Eccolo qua. Perché c'è una cosa gialla e non riesco a vederli benissimo. Devo essere sincero. Voi dovete sapere che poi, vabbè, essendo in tanti, non... sarebbe questo, ma io prendo questo. Ok. Devo evocare il Black Spirit. Che ha cambiato forma in effetti. Cioè si è nutrito di... Allora, ok. Questa l'abbiamo completata. Ci ha dato un'altra quest. E poi facciamo... Exit. Scusate che ho il telefono. Spero che venga a rispondere qualcuno perché altrimenti non posso rispondere. Ma vabbè, vediamo un po' ora. Allora. God High Rank Item. Ok, quindi abbiamo un oggetto più alto di livello, che è questo. Mettiamolo. Ok, questo invece è più alto del nostro oppure no? Sì. A quanto pare sì. Sì, potrebbe essere più utile. Vediamo, mettiamo questo. Okay. Ah no, ma perché è di base più... Ok. Inventory Expansion. Ah, buono a sapersi questa cosa, buono. Questo è Combat X più 10%, buono anche questo. Ok, abbiamo cambiato abiti quindi? Sì. Ok. Allora, io farei così, ragazzi. Concluderei qui il video perché non so quanto è passato, quindi non vorrei fosse troppo. Ne faccio un altro tanto breve, continuo da qua. Come al solito ringrazio GameSoul.it per la chiave della beta che mi ha offerto, cioè che mi ha permesso di usare per accedervi. E vi lascio tutti i link in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento col vostro nickname, così magari vi aggiungo, possiamo giocare insieme, può essere più divertente. E ci vediamo qui di nuovo con il prossimo video di Black Desert Online. Al prossimo video, ciao a tutti.